Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Oggi naturalmente partiamo e ci occuperemo e cercheremo di approfondire il congresso internazionale mondiale delle famiglie che si riunisce da oggi a Verona, che ha naturalmente anche un côté di politica italiana. Ci saranno ministri del governo giallo-verde, tutti della Lega. Il Movimento 5 Stelle prende le distanze da queste partecipazioni e anche da questo evento che comunque pone una serie di problemi anche in sé per i contenuti, soprattutto in sé per i contenuti che propone, per gli obiettivi, anche per le polemiche che suscita e per le riflessioni che questo fa fare su a che punto è, dove va la nostra società in generale, italiana e evidentemente non solo italiana. Quindi è un incrocio fra istanze sociali e politica e anche e sovranismo, diciamolo. Di questo parliamo nella gran parte della trasmissione, ma avremo una finestra molto ricca per parlare dell'altra notizia che apre i giornali di oggi, e cioè le perplessità del Quirinale sulla commissione banche. Ne parleremo alla fine della trasmissione insieme all'ex ministro Piercarlo Padoan e al giornalista del Sole 24 Ore Nino Pesole. Ma intanto vi presento gli ospiti di questa parte della puntata, a cominciare da Gianni Cuperlo del Partito Democratico. Buongiorno. Bentornato. Grazie, buongiorno. Lia Fassari, che insegna, professoressa dell'Università La Sapienza, che insegna sociologia della cultura. Buongiorno. Alessio Falconio, il direttore di Radio Radicale. Buongiorno. Buongiorno. Come sapete, i radicali si sono sempre occupati di questi temi, naturalmente dalla parte avversa, opposta a quella, al profilo invece che ha Massimo Gandolfini, che è in collegamento con noi proprio da Verona, è il presidente, come sapete, del Family Day. Buongiorno, quindi è uno dei protagonisti di queste tre giornate. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Buongiorno a Massimo Gandolfini. Buongiorno a lei, grazie. Io vorrei cominciare subito con lei, naturalmente, per capire quali sono gli obiettivi di questa manifestazione. È smantellare le leggi sull'aborto e sui diritti degli omosessuali? Sono questi gli obiettivi? Agire sulla legislazione in corso? Mai detto nulla del genere. L'abbiamo detto ai 4:20 e quindi la ringrazio perché mi dà l'occasione di ripeterlo anche stamattina ad inizio dei lavori. Gli obiettivi di questo congresso sono riporre al centro dell'attenzione culturale e politica la famiglia, come la definisce la nostra Costituzione, una società naturale fondata sul matrimonio. Collegato a questo ci sono gli altri dettati costituzionali, i vari articoli 30, 31 e 37, che garantiscono le famiglie numerose nel sostegno economico, la libera scelta della donna, l'articolo 37, per cui lo Stato farà in modo di creare delle condizioni di welfare che possano conciliare il lavoro femminile all'interno e all'esterno della casa, in maniera tale che la donna non sia costretta a evitare la maternità da una parte, oppure diciamo ferire la propria legittima ascesa sociale e realizzazione nella società, e naturalmente il diritto dei dovere dei genitori di educare i propri figli. Quindi al centro di questo non c'è la questione omosessuale, non ci sono le discriminazioni delle donne, tutto questo fango di menzogne, perché queste sono vere menzogne, che in questi giorni sono state declinate da varie parti. Quella è un congresso sereno, tranquillo, almeno da parte nostra, con rimettere al centro i grandi valori della famiglia. E secondo lei da dove vengono? Forse dalla presenza di compagni di strada, da dove vengono quelle che lei definisce menzogne, ma comunque delle proposte per rivedere le leggi sull'aborto, per modificare eccetera, si sono allora, sentite. Ma sono i compagni di strada che sono ingombranti, e cioè figure anche internazionali che invece hanno questi contenuti, anche l'omofobia per esempio, nei loro, come dire, nella loro cultura.
come lei ha ben detto all'inizio, questo è un congresso mondiale, internazionale, ed essendo internazionale sono presenti ovviamente sensibilità diversificate che riguardano sia i singoli relatori quanto gli stati dai quali provengono. Ma siccome tutte queste menzogne sono state buttate addosso alla parte italiana dell'organizzazione che in buona parte il sottoscritto rappresenta, voglio cogliere questa occasione e ringrazio di darmela, l'occasione per risottolineare che per quanto riguarda noi non c'è nessuna emergenza, anzi mi permetta di dire che se un'emergenza democratica c'è dall'altra parte, perché arrivare a minacciare di boicottaggio gli alberghi, gli hotel che ospitano gli ospiti stranieri che vengono dall'esterno, davvero di significato e di plauso democratico un atteggiamento di questo genere ne ha veramente poco. Gianni Cuperlo. Leggo, di solito non si fa in televisione, ma cito, così posso essere smentito più dettagliatamente. Tra alcuni relatori o speakers di queste tre giornate, la signora Zelika Markić, promotrice di un referendum in Croazia che ha introdotto la tutela costituzionale del matrimonio, lei ritiene che la lotta alla violenza domestica sia una minaccia alla famiglia tradizionale. Dmitry Smirnov, arciprete, presidente della Commissione Patriarcale per la Famiglia e la Maternità, che considera la lotta alla violenza contro le donne contraria alla religione. Teresa Okafor, che in Nigeria ha sostenuto una legge contro gli omosessuali. Una parlamentare ugandese che sostiene la pena di morte per il reato di omosessualità aggravata. Mi fermo qui. Possono essere definite sfumature di sensibilità? Ma insomma sì, la lingua italiana si presta a diverse possibili declinazioni. Io sono più propenso a ritenere che non ci sia alcun complotto mediatico, giornalistico, e che il congresso che si apre oggi a Verona abbia al centro un preciso impianto ideologico, culturale. L'idea che la famiglia sia una e una soltanto, aggettivata come naturale o tradizionale, quando la famiglia è un prodotto culturale e ce ne sono di diversa natura, fattispecie, tipologia, dove a contare dovrebbe essere sempre la dimensione affettiva e l'amore reciproco, soprattutto verso i figli. Oppure le critiche e gli attacchi nei confronti di una legge, la 194, che è una legge di civiltà e che ha portato una serie di benefici e di garanzie e tutele in questo paese, prima di tutto per le donne. O il DDL Pillon, che credo sarà comunque ampiamente citato e protagonista in queste tre giornate, che è una legge, un'impostazione che colpisce i diritti fondamentali delle donne, delle famiglie, nel senso della tutela dei minori. E così l'attacco a legislazioni sul divorzio o appunto l'omosessualità e l'omofobia di cui abbiamo parlato. Una questione riguarda il cosa si discuterà a Verona. Una seconda questione naturalmente riguarda il perché questi temi oggi acquisiscono questo rilievo, questa centralità. Non sono posizioni inedite, sono sempre esistite, ma non c'è dubbio che in questo momento hanno una forza, una pressione mediatica diversa da prima, perché non c'è la difesa della tradizione cristiana, c'è l'uso della tradizione cristiana per tentare un affondo nei confronti di un corpo complesso di principi, di diritti, di valori che provengono non dall'altro ieri ma dalla cultura illuministica e che sono presidiati dall'Occidente o comunque da quella parte dell'Occidente che in questi principi si riconosce. Non è un caso, aggiungo solo questo, che credo sia nel 97 o nel 98 la prima edizione di questo congresso mondiale delle famiglie si svolse a Praga. Non è un caso che le diverse edizioni che si sono succedute si sono tenute quasi sempre sistematicamente in paesi, come definirli, nazioni a bassa intensità democratica. Oggi questo congresso sbarca in Italia con la benedizione di oligarchi russi che finanziano corposamente queste attività, della destra più radicale oltranzista di matrice americana, citiamo spesso Steve Bannon. Sbarcano in Italia perché l'Italia è considerata in questo momento una sorta di laboratorio di avamposto per quel sovranismo politico che pensa attraverso questo genere di argomenti, di principi, di valori, se tali li vogliamo definire, sono degli antivalori, di incunearsi dentro quello che è un mondo che ha difeso, presidiato e tutelato fino ad oggi tutto questo e continuerà a farlo, lo faranno decine di migliaia di persone domani a Verona in una serie di iniziative e manifestazioni.
Allora, prima di dare la parola ad Alessio Falconio e alla professoressa Fassari, volevo però tornare da Gandolfini, perché credo che Cooper lo abbia messo sul tavolo tutta una serie di cose che meritano una replica. Però c'è una questione. Lei ha detto la parte italiana è, come dire, altri obiettivi, però la parte italiana sta dentro questo evento mondiale con alcune di queste caratteristiche e di queste posizioni. Allora voglio rispondere all'onorevole Cooperlo. Innanzitutto voglio dire di stare molto sereno, perché del DDL cosiddetto Pillon non si citerà assolutamente, in quanto questo DDL è tuttora in assoluta discussione e quindi in rimodellamento. E invece di citare come dire, ospiti stranieri, oltretutto con delle imprecisioni notevoli, tenga presente che ad esempio per quanto riguarda dalla Okafor è partita una querela per coloro che dicevano che ha partecipato alle campagne di odio e addirittura chiedendo la pena di morte per i gay. C'è stata una smentita ufficiale, in quanto la Okafor fa parte addirittura di una lega internazionale che è per la moratoria e che è contro la pena di morte per chi che sia, non quindi soltanto per le persone omosessuali, che sono oggetto di rispetto e di dignità esattamente come tutte le altre persone. Invece vorrei fare vedere, per chi ancora non lo sapesse, e cito quindi gli autori italiani, non c'è bisogno, ho appreso dall'onorevole Cooperlo, perché io ne ero assolutamente non a conoscenza, che ci sono fondi russi in questo congresso. È interessante che lo sappia lui, che non partecipa all'organizzazione, e invece non lo sappia io, e quindi ne prendo atto. Ma questo non è un soggetto straniero, questo è niente meno che un senatore della Repubblica, la quale si è permessa di scrivere queste cose e di andare in giro con questo cartello. Allora io vorrei chiedere a tutte le persone che in questo momento ci stanno seguendo e guardando, se questo è in linea con il sentire degli italiani. Un grande numero di italiani si riconosce in valori come Dio, patria e la famiglia, e non è permesso a nessuno offendere il sentimento profondo su valori così grandi. Questo congresso non offenderà nessun valore e nessuna persona. La dignità di tutte le persone verrà tutelata come vuole la Costituzione italiana, ma è fuori discussione che faremo riferimento a quei principi, non strumentalizzando, come si è permesso di dire l'onorevole Cupero, strumentalizzando i valori cristiani, perché noi nei valori cristiani ci crediamo veramente, e siccome uno di questi valori dice che la vita va tutelata e va difesa perché è sacra, dal concepimento alla morte naturale, allora è chiaro che metteremo in campo tutte le nostre perplessità riguardante ad esempio la legge 194, la quale è stata ampiamente applicata per la parte destruens, quello che determina l'uccisione di un bambino nell'utero della madre, mentre non è stata neanche lontanamente finanziata nella parte costruens, cioè i primi 5 articoli, nei quali si vorrebbe che lo Stato finanziasse un'economia per evitare che la donna sia costretta ad abortire. Però, scusi, la domanda Gandolfini, che io pongo sempre è questa: perché non si fa anche questo? Però Gandolfini, scusi, le chiedo, intanto allora si capisce che la 194 per esempio è tra gli obiettivi, diciamo, di revisione legislativa. Certamente. Di questo la 194, esattamente, certo, signora. Quindi, no, appunto. Ed è uno degli obiettivi, uno degli obiettivi, nel senso che vogliamo mettere al centro della politica il finanziamento di politiche che possano evitare alla donna di ricorrere all'aborto. L'altra cosa che volevo chiederle, però la risposta inevasa è stata: se i contenuti sono diversi da quelli che vengono raccontati, a meno che lei non dica che tutto quello che è stato scritto sulle posizioni degli ospiti stranieri, ma è un evento mondiale, quindi non sono solo ospiti del Family Day, è qualcosa di più, siete voi dentro un evento mondiale, se non c'è un imbarazzo e perché non c'è la necessità di prendere le distanze da persone che comunque forse, appunto, sicuramente ci sarà stata anche un'offensiva, diciamo, a modificare, a tirare le cose da una certa parte, però ci sono anche dei dati di realtà sulle posizioni di queste, di alcune delle persone che sono lì. Come fa lei, che ha delle idee diverse, che ha a stare
in quella compagnia? Era opportuno, o meglio, era opportuno? Serve al Family Day per farsi sentire? No, persone che possono avere delle visioni in parte almeno diverse dalle mie, ovviamente ci sono e ci saranno sempre e dappertutto. Sì, ma non sono diverse di poco, se lei dice che non è omofobo e quelli sono omofobi, non è una differenza da poco, no? Se hanno un'idea della donna persone, di un certo queste tipo. Queste persone non sono omofobe. Queste persone non sono omofobe, è una caricatura mediatica che mette a loro addosso dei cartelli che non corrispondono. Noi non siamo né loro, né io, né noi omofobi. Rispettiamo tutte le persone nelle loro condotte, nelle loro scelte, nei loro comportamenti. Ma vogliamo rimettere al centro, ad esempio, un elemento fondamentale. Nel rispetto delle persone che decidono di condividere insieme il loro progetto di vita, anche persone di pari sesso, noi non siamo assolutamente d'accordo che quindi si debba aprire la strada alle adozioni cosiddette omogenitoriali e, ancor peggio, se per arrivare a questo risultato si debba utilizzare quella barbara pratica che si chiama l'utero in affitto. Questa è un'occasione nella quale condanneremo pesantemente e diremo quindi alle forze politiche italiane di non sostenere la barbara pratica dell'utero in affitto che, voglio ricordare, peraltro è illegale in Italia in quanto è sanzionata dalla legge 40. Questo probabilmente, insomma, è l'unico terreno forse di incontro tra culture diverse. Allora, Alessio Falconio, c'è una questione di chi c'è, chi è, chi compone il Congresso Mondiale delle Famiglie. Gandolfini ha detto però una cosa importante, anche che c'è un'offensiva mediatica a distorcere quelli che sono. Vuoi sapere che idea ti sei fatto? Radio Radicale, che speriamo rimanga in funzione con tutto il servizio che fa, anche pubblico, sotto attacco, lo sappiamo, poi magari ne parliamo anche, però certo. Si dedica molto anche a questi temi perché viene dalla storia radicale, tra l'altro. Io posso annunciare che noi, compatibilmente per la parte di questa mattina, ma poi per il resto integralmente, salvo le parti chiuse, trasmetteremo il Congresso Mondiale della Famiglia di Verona. Non è una notizia, perché in realtà Gandolfini lo sa, non è la prima volta che parla a Radio Radicale. Spero, a proposito di quello che dicevi, che non sia... Esatto, spero che non sia una delle ultime volte, perché il rischio, a proposito di quanto dicevi, è che il governo davvero questa volta porti alla chiusura del servizio svolto da Radio Radicale, che oggi e domani e dopodomani sarà comunque far conoscere quello che succede a Verona nel Congresso Mondiale della Famiglia. Perché conoscere per deliberare... Vediamo, sentiamo, ascoltiamo. Naturalmente le posizioni del mondo radicale sono distanti dalla piattaforma che si riunisce nella città scaligera. Ci sono anche degli aspetti nuovi, altri sono conferme, perché io penso che rispetto a quanto si accennava la legge 40, a quanto è accaduto con l'approvazione di quella legge 40, il referendum promosso proprio dal mondo radicale è mancato per il fallimento di quorum, ma poi di fatto l'azione della Consulta che ha smontato questo provvedimento. Cioè, noi abbiamo già vissuto in Italia una fase politica di questo tipo. La differenza è che adesso c'è una chiesa che non è più la stessa di prima, non è più la chiesa di Ratzinger né quella di Ruini. È una chiesa diversa. Mi colpisce per esempio oggi il titolo... Che c'è qualcosa nell'audio? Dove qualche problema? Da Verona, perché uno dei Lightmobis di Verona... È il ritorno della... comincia la musica che annuncia l'avvio della manifestazione di Verona. Mi colpisce per esempio oggi la prima pagina dell'Avvenire non dà molto spazio a questo appuntamento di Verona, e questo è indicativo. Dal punto di vista, qualcuno ieri ha scritto sul Foglio che questa è un'operazione poco italiana, molto americana, anche al di là di finanziatori o non finanziatori. Non mi riferisco a quello, mi riferisco proprio all'approccio politico-mediatico. Se c'è un'operazione politica, è più americana e in russa che italiana. Questa lettura che ha dato ieri il Foglio mi affascina. E mi ha colpito nei giorni scorsi, anche a proposito della Chiesa, la dichiarazione di Parolin, che ha distinto fra merito
è metodo, e anche quello è un punto non Parolin, che lo dobbiamo dire, andò nel una delle edizioni di qualche anno fa, ma che questa volta invece non sarà presente, giusto? Esatto. Gandolfini non sarà presente a Verona. Quindi questi sono è un contesto da tenere ben presente. È un'operazione, non parlo di Gandolfini, ma secondo me Salvini sta tentando un'operazione politica dal suo punto di vista molto intelligente, cerca di mettere il cappello su tutto un mondo che non si riconosce intanto in questo Papa. Ci fu un libro qualche anno fa, Lo scisma sommesso, di Pietro Prini, che era sostanzialmente al contrario di quanto che sta avvenendo adesso. Adesso se c'è uno scisma sommesso, comunque se c'è una parte dissenziente della Chiesa contro l'operato di Papa Bergoglio, sicuramente a Verona un pezzo di quel sarà. Mondo c'è. E quindi in vista delle europee, secondo me, Matteo Salvini compie un'operazione politica che va in quella direzione, su una piattaforma che, l'ha detto Cuperlo, è una piattaforma quanto meno moderna possibile. La domanda che farei a Gandolfini, da cronista, è se al termine di questi 3 giorni ci sarà un pacchetto di proposte di legge da presentare in qualche modo in Parlamento, perché ci sono presenze trasversali anche dal punto di vista parlamentare, oppure no, perché anche quello sentiamo volta. Gandolfini e poi la parola a Lia Fassari. Le chiedo solo di essere allora, sintetico innanzitutto... in questo punto, perché abbiamo delle esigenze pubblicitarie e di blocchi, e poi dopo la faccio rispondere più diffusamente. Prego. Sinteticissimo. Innanzitutto rendo merito a Radio Radicale, perché è vero che varie volte mi ha ospitato e porterà avanti la comunicazione dell'intero congresso. E usciremo naturalmente anche con delle proposte, diciamo così, di legge, che speriamo che i partiti assumano, facciano loro e poi magari trasformino in effettive leggi e dibattito parlamentare. E voglio sottolineare 2 aspetti. Per quanto riguarda Sua Santità, noi ci troviamo totalmente in quello che Papa Francesco ha detto l'altro giorno a Loreto. La famiglia è una sola, è l'unione di un uomo e di una donna con i figli. Questo è il tema fondamentale di questo congresso e nel quale noi ci riconosciamo. Il cardinale Parolin andò l'anno scorso in Moldavia a questo congresso, sostenne esattamente quello che la Chiesa da millenni sostiene, che il matrimonio sono un uomo, una donna e dei bambini, che non esistono, come si diceva prima, progettualità diverse, perché società naturale vuol dire esattamente qualcosa che precede addirittura l'istituzione stessa dello Stato, e come dice la nostra Costituzione lo Stato riconosce e garantisce. Sul fatto che ci sia qualcuno che magari non è in linea, non è d'accordo con la linea pastorale di Papa Francesco, mi sembra talmente facile rispondere, perché secondo voi erano tutti in linea con la linea pastorale di Giovanni Paolo II o di Benedetto XVI. No, però questo non era quello il tema, c'è una parte che non si riconosce, che probabilmente è a Verona, però io, come le dicevo, tanto dopo abbiamo tempo per parlare bene di questa questione, ma volevo fare una domanda prima di andare in pubblicità a Lia Fassari, che è questa: che mondo, a che mondo parla e quali sono le istanze sociali che sono dentro questa operazione di Verona? Sì. Allora, c'è nella definizione di contemporaneità sempre un elemento di, come dire, di inattualità, di arcaismo, di anacronismo, che ha una funzione ben precisa, che è quella di cogliere, ovviamente, afferrare il presente. Il presente di che cosa è fatto? Paradossalmente questa manifestazione dà la possibilità a tutto un altro mondo, quindi in qualche modo ribalto la sua questione, a tutto un altro mondo di emergere, cioè l'altro mondo è quello che in qualche modo problematizza la dimensione dell'identità sessuale, che non è assolutamente relazionata soltanto al sesso biologico, ma ha a che vedere con l'identità di ruolo, cioè quello che noi ci aspettiamo dal genere maschile o dal genere femminile, ipostatizzandolo, oppure semplicemente appunto dal desiderio. E l'identità sessuale, che è, come dire, ingloba diversi piani, è qualcosa di molto più complesso. Ora, parla a un mondo che non vuole
Non lo so fino a che punto poi riesca a parlare un mondo, perché l'esperienza sociale delle persone, quale famiglia non ha un amico o il figlio o l'amico di un amico che, in cui il sesso biologico non coincide col desiderio o l'orientamento sessuale? Penso che sia un'esperienza di tutti, quindi se fosse così naturale, come il dottor Gandolfini ci dice, perché questa ostinazione nel dover affermarla? Credo che in questo momento sia questa idea della famiglia così ipostatizzata che si è indebolita, ma non dalle condizioni, ma sostanzialmente da una forma ideologica che la vuole rinchiudere dentro uno schema ben preciso che non fa i conti con la realtà. Quindi la realtà più larga, sì, più larga di Verona, questa mi pare di capire. Ci fermiamo per la pubblicità, lo so, siamo in ritardo, restate con noi. Allora, dicevamo, anticipato dall'intervento di Alessio Falconio, il direttore di Radio Radicale, c'è naturalmente un incrocio importante con la scena politica, non poteva essere diversamente tra l'altro vista la campagna elettorale, ma comunque c'è e c'è sempre stato, particolarmente forte per la presenza di Salvini a Verona, ci sarà Giorgia Meloni, ci saranno anche i vertici di amministrazione del Veneto perché ci sarà Luca Zaia. Ci sarà il sindaco e insomma tutto questo fronte della Lega, mentre il Movimento 5 Stelle manifesterà in senso contrario a Cinecittà, a Roma, con i giovani, insomma delle iniziative di segno contrario. Quindi ci si presenta con un governo diviso anche rispetto a questo evento. Però proprio per introdurre e parlare di quello che può essere gli obiettivi di Salvini rispetto a questa presenza, vediamo questo incrocio tra la politica e il mondo che ruota intorno al Family Day e alle sue istanze nel servizio Giovanni Marinetti. Guardate queste immagini, è il 2018, siamo a Milano e il nuovo leader della Lega è Matteo Salvini che dal palco sfoggia un rosario. Un rosario che mi ha regalato un don fatto da una donna che combatte in strada. E io questo non lo mollo più, perché gli ultimi che diventano primi significa tornare a far fatica e passare dalle parole ai fatti. Gesto identitario che parla a un mondo, quello cattolico, ma anche alle nonne, alle persone semplici e soprattutto giura Salvini davanti al proprio popolo con il Vangelo in mano, non la Bibbia, ma il Vangelo. Giuro di applicare davvero quando previsto dalla Costituzione italiana, da alcuni ignorata, e giuro di farlo rispettando gli insegnamenti contenuti in questo sacro Vangelo. Io lo giuro, lo giurate insieme a me. Ma come fa la Lega a passare dal rito pagano dell'ampolla con l'acqua del Po, del Dio Po, a punto di riferimento per un mondo cattolico tradizionalista? Dobbiamo fare un passo indietro alla Casa delle Libertà con due rotture, Gianfranco Fini che sostiene il referendum per la procreazione assistita e le parole di Berlusconi sull'anarchia etica di Forza Italia. Un mondo, quello delle associazioni più organizzate, fatica quindi a trovare interlocutori politici solidi. La costruzione della segreteria Salvini è quindi un lento avvicinamento al mondo cattolico tradizionalista, confinato nella vecchia Lega a posizioni tutto sommato minoritarie e in battaglie identitarie come quelle di Borghezio, soprattutto in chiave anti-Islam. Il Salvini leader della Lega costruisce la sua identità religiosa anche in chiave geopolitica, nel solco di un sovranismo che cerca anche un legame spirituale che dagli Stati Uniti con Trump e gli evangelici arriva a Oriente con la Russia putiniana che sopravvive al materialismo comunista passando per la Francia sponda lepenista delle manifestazioni di Manipurtù fino al gruppo di Visegrad di Orban, campione del messaggio pro-family di stampo tradizionalista. Quella della
la Lega è la religione del buonsenso, un sentimento ancora diffuso nel paese che affonda le radici nel pensiero positivo di Dio, patria e famiglia, per cui si è credenti anche se non si va in chiesa, si crede ai santi, la famiglia è fatta di mamma e papà. Un messaggio che ha il sapore della nostalgia di un mondo perduto da ritrovare, più sano, da contrapporre al modernismo globalista del messaggio LGBT, delle famiglie arcobaleno, del gender, dell'utero in affitto, che cancella, dicono i tradizionalisti, le identità. E così Salvini dal palco di Piazza del Popolo lo scorso 8 dicembre, non a caso festa dell'Immacolata, cita Papa Giovanni Paolo II sulle etnie, non Papa Benedetto XVI, figura troppo elitaria, meno pop del pontefice polacco. Parlava di un'unione di popoli distinti etnicamente, parlava di una grande varietà di culture. Questo pericoloso populista era San Giovanni Paolo II. In Italia, infine, la saldatura con il mondo pro-life arriva in contrapposizione alle politiche sui diritti civili del PD, legge Cirinna in testa. Pillon, oggi senatore della Lega, chiude un accordo politico che si aggiunge al lavoro fatto negli anni da Lorenzo Fontana, esponente radicatissimo nell'anima popolare del cattolicesimo tradizionalista del Veneto Bianco, oggi non a caso ministro della famiglia. Eppure una fetta consistente di mondo cattolico diffida ancora di Salvini, non apprezza le sue politiche sull'immigrazione e la presenza di esponenti ingombranti con posizioni estremiste su omosessualità e ruolo della donna al congresso di Verona potrebbe rivelarsi un boomerang per il segretario leghista. Il mondo dei cattolici più affini a Papa Francesco, che non a caso non ha mai incontrato il vice premier, è ancora distante da Salvini e Verona potrebbe non avvicinarli. Molti argomenti nel servizio Giovanni Marinetti. Alessio Falconio, dicevi che volevi fare una domanda. Sì, ma vorrei fare una domanda a Gandolfini proprio perché mi interessa quello che verrà discusso in questi giorni a Verona. Il Vangelo, pensavo, accoglienza e Vangelo declinati fino a questo momento da Salvini, è un po' ci sono molte contraddizioni, però al di là di questo, chiaramente avendo Gandolfini come interlocutore, a lui mi rivolgo. Se c'è un dato che rende possibile, per esempio, lavorare alle donne, rende possibile lavorare, è quello che è rappresentato dalle colf e dalle badanti non italiane, non cristiane, non cattoliche. La questione degli immigrati, cioè come si tiene insieme, diciamo così, esatto, affidiamo alle colf e alle badanti le persone più care, i nostri figli e i nostri genitori, però di fatto politicamente Salvini prospetta una espulsione di massa, l'ho detto in campagna elettorale, per i quasi 500.000 o saranno 400.000, ma tanti, che sono ancora irregolari e che però rappresentano un pezzo del welfare italiano, del welfare per le famiglie italiane. Come gestite, come affronterete questo tema e come risolverete questa contraddizione, visto che avete comunque ospite il ministro degli interni che invece queste persone non le vuole regolarizzare? Gandolfini, c'è... Sì, direttore Falconio, questa è una domanda che non deve rivolgere a me, questa è una linea politica che ha scelto il, ma voi a Salvini lo presidente direte di un questo? Partito, della Lega, e quindi no, come tale un tema... è una domanda che deve rivolgere Scusi, a lui. Scusi però Gandolfini, ma c'è un tema di questo non tipo? Non c'è un tema che riguarda la, diciamo così, se mi dà lo spazio per parlare, probabilmente ci riesco a spiegarglielo. Allora, non c'è un tema che riguardi in modo particolare l'immigrazione, la faccenda delle colf, delle badanti e di quant'altro. Queste sono delle scelte di natura strettamente politica che devono essere rivolti ai leader politici che affrontano questi temi. I temi che noi stanno a cuore e per il quale abbiamo organizzato, insieme a tanti altri ovviamente, questo congresso mondiale, sono i temi che riguardano, ripeto ancora una volta, la vita, la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, e in questo senso voglio anche un po' contraddire quanto è stato detto. Non è per nulla vero che ci sia una generale adesione quasi rassegnata al tema, ad esempio, dell'aborto. Se non l'avete fatto, vi invito a
a farlo, leggete un sondaggio molto argomentato che oggi Libero pubblica e dal quale risulta, cito i numeri, che il 64% degli italiani interrogati considera l'interruzione volontaria di gravidanza un omicidio e il 77% lo Stato dovrebbe provare a limitare questo evento. Allora, questi sono i temi che stanno a cuore a noi. Infine, per quanto riguarda la dignità della donna, di cui si è tanto parlato, allora, io non so che cosa frequentate voi, ma il mondo che frequento io, che è quello della gente normalissima, io vivo in ospedale da 42 anni, se tu vai a chiedere a una donna che ha un figlio, vorrebbe fare il secondo, la prima cosa che ti dice è, porco cane, se ci fosse uno Stato che mi aiuta, io farei il secondo, magari anche il terzo bambino. Il problema è che vengono messe di fronte alla tragica scelta se fare un bambino di più, cioè fare la mamma, e dover rinunciare al lavoro. Questo è contro la dignità e la libertà della donna e lo Stato se ne deve far carico, altrimenti se una scelta è forzata non è più una scelta libera. Questo è quello che noi vogliamo portare avanti. Quando si cita, prima qualcuno dei miei interlocutori ha citato ad esempio l'Ungheria, ma magari noi facessimo delle politiche a favore della famiglia e della vita che l'Ungheria ha fatto. Lo sapete che dal terzo figlio in avanti non pagano l'IRPEF, cioè non pagano le tasse? Magari ci fosse un governo, un partito che porta avanti un'istanza di questo genere. Immediatamente la natalità ne risentirebbe in Italia, cioè l'inverno demografico, ne risentirebbe in maniera positiva e la libera scelta della donna sarebbe garantita a 360 gradi. Mi pare che abbia spiegato tutte le cose. Cioè, voleva intervenire Elia Fassari, ovviamente Cooperlo. Io mi permetto soltanto però di far notare che rispetto alla risposta che ha dato a Falconio, se la vostra, come dire, se la vostra battaglia è non soltanto una questione legislativa, ma lo ha detto lei, c'è un fatto di cultura più generale e anche di legame col mondo cattolico, ci sta che si chieda anche a lei che posizione ha, anche quella è vita in qualche modo, mi permetto di dire. Prego, Lia Fassari. Volevo soltanto mettere in evidenza questo, perché ho ascoltato il dottor Gandolfini in più contesti televisivi e mi pare che ponga la questione assolutamente comprensibile della famiglia, dei problemi economici legati ovviamente al sostentamento dei figli. Però io temo che attraverso questo discorso, che è chiaramente comprensibile e a cui diciamo c'è un'adesione. Un'adesione assolutamente, perché è nell'esperienza delle persone, quindi è ovvio che entra direttamente nelle case delle persone. Però attraverso questo discorso si faccia passare altro, e cioè la costruzione di un ordine simbolico dove la definizione della donna e del ruolo della donna è tutto schiacciato sulla funzione riproduttiva, dove la scelta della donna è legata all'impossibilità, alla conciliazione fra lavoro e maternità, quando invece in questo momento sì è vero che ci sono moltissimi problemi legati alla donna, alla possibilità, cioè sappiamo benissimo il tetto di cristallo, l'impossibilità di accedere a professioni cioè a scale gerarchiche professionali più alte rispetto a quello degli uomini, c'è un problema di disparità salariale, cioè, però c'è un movimento culturale molto forte che è rappresentato dalla donna e dalla sua capacità in questo momento storico di essere autorealizzativa, di imporre in qualche modo un mutamento, un mutamento storico, cioè di affermarsi indipendentemente da come l'altro la vede. In questa operazione culturale io vedo invece un vostro tentativo di definirla indipendentemente da essa, cioè indipendentemente da... Non è solo una questione economica. Non è soltanto una questione economica. Cooperlo. Ma mi fa tornare un attimo quel servizio che lei ha fatto vedere, quell'immagine del vicepresidente del Consiglio che in una piazza gremita, durante un comizio, brandisce un rosario e sventola il Vangelo. Lì è un'immagine che spezza, che rompe anche una tradizione, secondo me sana tradizione, del cattolicesimo italiano e dell'impegno dei cattolici in politica.
Molti anni fa un altro Papa, Paolo VI, disse che i cattolici dovevano essere liberi e autonomi nelle loro scelte, ma dovevano sempre interrogarsi sulla coerenza di quelle scelte con il Vangelo. Che cosa ci sia di coerente tra l'esibizione pubblica del Vangelo, questa immagine, e le politiche che questo governo, il ministro Salvini, ha applicato sul terreno dell'accoglienza dei migranti, tenendo in ostaggio decine di persone su un'imbarcazione precaria per giorni come arma di condizionamento o di ricatto politico, questo saranno i cattolici, se vorranno, ad interrogarsi sul punto. Io ricordo, anche se sono passati tantissimi anni, che all'indomani della vittoria del no nel referendum storico sulla legge del divorzio, il presidente Moro tenne un discorso straordinario dinanzi al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana e disse che quel partito doveva interrogarsi su quel risultato e capire che il compito dei cattolici, di un partito cattolico di ispirazione cristiana, era non necessariamente quello di far passare le sue convinzioni attraverso norme di legge, ma far vivere i suoi valori nella società. Una società che è ricca per definizione. E quando il dottor Gandolfini sostiene che esiste una sola famiglia, lui ci invita a vivere nel mondo reale. Io accolgo questo invito, e nel mondo reale ci sono migliaia di famiglie arcobaleno che hanno la dignità e il diritto di essere considerate delle comunità affettive e delle famiglie a pieno titolo, perché mentre noi siamo qui a parlare stanno portando o hanno appena portato un bambino all'asilo o alla scuola elementare e vivono una condizione che la società ha fatto evolvere, perché poi la famiglia non è un prodotto naturale, è un prodotto sociale, culturale, un prodotto culturale, e l'evoluzione delle sensibilità, del costume, della cultura, a volte noi riteniamo scontate cose che non lo sono. Ma insomma, in questo paese, siamo una grande democrazia, le attenuanti per il delitto d'onore sono state abrogate, credo, una quarantina d'anni fa, non due secoli fa. C'è un'evoluzione della società che è molto più matura di come a volte la si vuole rappresentare. Infine, mi faccia fare questa battuta. Il dottor Gandolfini, dal suo punto di vista, dice: magari avessimo un governo come quello ungherese, che dopo il terzo figlio abbatte l'IRPEF. L'Ungheria oggi di Viktor Orban è il principale alleato strategico del ministro dell'interno, che sventola la rosaria ed esibisce il Vangelo. Viktor Orban è stato eletto per 3 volte primo ministro dell'Ungheria, dottor Gandolfini. Lui teorizza che i valori della società, della cultura occidentale, sono aggrediti oggi da, aperte virgolette, sesso, violenza, corruzione, chiuse le virgolette. È in ragione di questa aggressione, di questa lesione ai principi della civiltà occidentale, non è che teorizza, ma applica sistematicamente nel suo paese una limitazione della libertà di stampa e di opinione, dell'autonomia della ricerca e della indipendenza della magistratura. Dottor Gandolfini, lei può ambire e sperare che ci sia un governo come quello ungherese presto nel nostro paese, e c'è qualcuno dei suoi ospiti a Verona che non solo lo auspica ma sta lavorando intensamente per questo. Mi lasci dire che io ritengo che sarebbe una drammatica retrocessione dei principi della libertà, del diritto, dello Stato di diritto, della democrazia. Contro quella prospettiva noi ci batteremo. L'ultima battuta è che in assoluto la presenza più grave che io vedo dal punto di vista politico nella 3 giorni di Verona non è quella del ministro Salvini, sventolerà il rosario, esibirà il Vangelo, ma è quella del ministro della pubblica istruzione. Perché ci sono, il dottor Gandolfini le chiamerà sensibilità diverse, parecchie culture di impronta omofoba in quel convegno, e il fatto che il ministro della pubblica istruzione della Repubblica Laica Italiana vada in un luogo senza rendersi conto che una delle principali cause di sofferenza e di suicidio tra gli adolescenti è esattamente il pregiudizio omofobico, esatto, e la difficoltà di crescere dentro un contesto che non sempre è accogliente. Ecco, chi assume, giurando sulla Costituzione dinanzi al Capo dello Stato, l'incarico di dedicare la sua attività politica e di governo alla cura della crescita di questa nuova generazione entrante, e va a discutere con chi teorizza che l'omosessualità sia una colpa, un peccato, un reato, forse quel ministro non è degno di quella carica.
Allora, Gandolfini, ovviamente a lei la replica rispetto a questi argomenti che sono stati introdotti. Aggiungo semplicemente che, che in un'intervista a Corriere della Sera è Luigi Di Maio, quindi l'altro membro, l'altro vicepremier al governo, che dice che la visione del congresso di Verona è da medioevo e che è contento che Monsignor Bassetti abbia detto che non si trova in linea con quel linguaggio. Prego. Allora, le questioni che mi avete sollevato sono 50, per cui cercherò di essere il più possibile sintetico. Vorrei c'è una questione che riguarda le famiglie arcobaleno, diciamo, le mettiamo in ordine, c'è una questione che riguarda l'atteggiamento verso le famiglie arcobaleno e se vuole tornare indietro anche rispetto alle unioni civili, allora, quella è una, e l'altra è un aspetto politico e il legame con figure come Orban, quindi sono queste due. Va bene, grazie della sintesi. Allora, per quanto riguarda le famiglie arcobaleno, esiste una legge che si chiama sulle unioni civili, che noi abbiamo fortemente contrastato e che garantisce i diritti civili che sono legati alle persone e che queste persone possano giocarsi in un ruolo, in un rapporto di tipo affettivo, chiamiamolo more uxorio, senza che per questo debbano essere omologate e confuse con l'articolo 29 della Costituzione. Può non piacere, ma la società naturale fondata sul matrimonio vuol dire che dalla naturalità che è legata all'uomo e alla donna si ha la possibilità della procreazione. Se ci sono delle unioni affettive che non garantiscono un elemento che è legato alla naturalità, devono essere rispettate, non devono essere oggetto di discriminazioni di nessun tipo, ma non sono l'ambiente vantaggioso per poter educare dei figli. Questo lo dice la psicologia evolutiva dal 1920 ad oggi. Ma quando mai? Allora, il tema delle unioni civili... signora, allora ascolti, la trasmissione la faccia lei e non mi inviti. No, se lei non, vuol sentire il mio parere, per favore lo ascolta. Io non ho parlato. Allora, è intervenuta per favore, Io non ho interrotto nessuno degli interlocutori. Allora, per favore, per quanto riguarda la faccenda della coerenza cristiana e cattolica, io sinceramente me lo pongo come un dubbio molto grande e molto profondo. Come si può essere cristiani e cattolici e dare il proprio assenso a dei partiti e a delle legislazioni che sono di fatto contro la vita, contro la famiglia, contro la libertà educativa? Questo è il vero problema, che non significa imporre agli altri dei nostri principi, ma significa difendere a livello dell'agone pubblico i nostri principi, ed è quello che noi stiamo facendo. Però non stiamo imponendo, stiamo cercando di difendere. Ma questo è il tema. Non la volevo interrompere, non l'ho interrotta, era un commento della professoressa Fassari, ma semplicemente non ho capito a che cosa si riferisce adesso. Poco fa l'onorevole Cuperlo diceva della coerenza e citava Paolo VI. Allora, la coerenza di un cattolico è descritta in maniera molto chiara in quel splendido documento di Giovanni Paolo II che si chiama Evangelium Vitae, che affronta esattamente questo tema e dice che sui temi eticamente sensibili la coerenza fra il proprio credo religioso e la propria opera politica vuole che questi principi fondamentali non possano essere in nessun modo misconosciuti o feriti. Allora io mi domando, come può un cattolico sostenere una legge che determina la morte di un bambino, una legge che equipara l'unione civile rispettabilissima ma non omologabile al matrimonio, una legge per la quale si dovrebbe dare una sorta di cultura di Stato che vuole introdurre nelle scuole l'educazione all'indifferentismo sessuale. In questo senso coerenza vuole che rimanendo radicati. Scusi, prego. Dottor Gandolfini, lei è favorevole all'abolizione della legge 194? Io sono favorevole all'applicazione in toto della legge, compresi i primi 5 articoli, a una revisione, possibilmente limitando il tempo della legge 194, cosa il tempo di aborto, cioè cosa la cosiddetta... Il tempo?
Lo dico in termini molto semplici. Sì. Un bambino di 24 settimane, come prevede la legge, è un bambino viabile, cioè un bambino che può nascere vivo. Allora, determinare la morte di un bambino di 24 settimane che può nascere vivo, io lo trovo una mostruosità. Ma questo non, per dirglielo ma chiaramente. Lei non pensa che questa legge abbia garantito invece una riduzione sensibile, come tutte le statistiche confermano, del numero di aborti in questo paese da quando prima la legge non c'era, quando dopo la legge c'è stata, soprattutto sopprimendo quella barbarie dell'aborto clandestino che ha prodotto vittime e sofferenze indicibili? Perfettamente d'accordo sulla barbarie dell'aborto clandestino. L'aborto dal punto di vista numerico è diminuito, secondo me, per due ragioni. Uno, perché ahimè purtroppo da qualche anno esiste il cosiddetto aborto chimico che sfugge a qualsiasi tipo di statistica. E la seconda, perché il popolo, la gente, sta prendendo sempre più coscienza che nel 1978 si poteva dire che era un grumo di sangue o un prodotto biologico da eliminare. Oggi invece ha coscienza che si tratta di uccidere un bambino. Allora, purtroppo dobbiamo andare in pubblicità. Non so, io spero che il professor Gandolfini, il dottor Gandolfini possa rimanere con noi. Non lo so se invece deve, perché naturalmente ci sono sempre molte cose chiedere. Chiedo alla regia. Siccome mi aspettano dall'altra parte, mi dicono due minuti. Due minuti, allora, perché noi siamo un po' in debito d'ossigeno, però prego, una domanda molto sintetica. Non so dove si documenti il dottor Gandolfino, ma nelle migliori biblioteche d'Europa non c'è nessuna evidenza empirica che il benessere dei bambini dipende da una famiglia cosiddetta naturale, perché quindi questo volevo semplicemente sottolinearlo. Prego, Gandolfini. Posso rispondere al volo? Sì. Sì. Allora, la neurobiologia, che è una scienza molto nuova, molto moderna, dice che il bambino, per avere una costruzione armonica della sua personalità, ha bisogno di alcuni processi che si chiamano intersoggettività, rappresentazione mentale, autonomia, intercorporeità, che sono garantiti soltanto dalla differenza binaria di un padre e di una madre. Se all'interno di una coppia manca la differenza binaria, che è assolutamente questionabile. Mi fornisca una bibliografia di riferimento e soprattutto nella migliore delle ipotesi è una controversia scientifica. Il rapporto fra sapere scientifico e modernità è molto controverso. Abbiamo lei lo già fatto un sapere. Passo indietro, vedo. Allora, ci dobbiamo... Allora, no, invece... vedo che ha già fatto un passo indietro perché la comunità scientifica si è già ampiamente pronunciata. Ma quando? Però non so, adesso non possiamo mettere la disputa scientifica su questo, mi sembrano chiare però le posizioni di Gandolfini e anche ovviamente di Lia Fassari, però il tema della naturalità, scientificità e anche tra l'altro, come dire, è controverso. Tutto questo è perlomeno controverso, noi però stavamo alla politica, agli obiettivi politici di questa manifestazione e volevo chiederle, lei pensa che Salvini... come dire, ascolterà le vostre richieste visto che è lì e se ne farà portavoce, cioè immagina che ci sia un effetto, una traduzione in termini di proposta, la vostra proposta sarà accolta e portata avanti da questo governo? Io auspico che sia così, anche se mi rendo perfettamente conto che questo governo è giallo-verde, cioè c'è chi sicuramente si trova su questi principi e c'è ovviamente chi invece non solo non ci si trova ma si contrappone, e questa è la logica della politica. Noi dobbiamo far sentire la nostra voce. Questo naturalmente è nel che tutti parlino e Radio Radicale farà ascoltare tutte le vostre posizioni. Un'ultimissima domanda, se i finanziatori non sono quelli internazionali, chi ha finanziato questo congresso mondiale? Chi sono i finanziatori? Guardi, io non conosco perché non faccio parte dell'organizzazione amministrativa. L'unico dato che so e che posso dichiarare pubblicamente è che c'è un privato cittadino che non ha niente a che fare con i poteri dei sovranisti, dei populisti, non buttiamola sempre tutto in questi termini, è un privato cittadino discretamente benestante che crede in questi valori e che ci ha messo parecchie decine di migliaia di euro. E invece i finanziatori internazionali non la riguardano? Infine la risposta su Orban. No. Orban è un buon compagno di strada?
Orban, allora, noi non abbiamo un modello. Se lei mi chiede qual è il mio modello... No, era per farla replicare a Cooper. E allora mi espongo alle che... per farmi... Allora, a me quello che piace, che è piaciuto di Orban, è che ha avuto il coraggio di instaurare delle politiche familiari che sono a vantaggio della famiglia, dell'uomo, della donna, anche lavoratrice, con una bella apertura alla vita. Tant'è che l'indice negativo di natalità in Ungheria si è trasformato in positivo. Limito a questo. Senza, insomma, diciamo, la valutazione sul prezzo... Beh, anche i treni arrivano in orario, effettivamente. I treni arrivano in orario, dice Cooperlo. Va bene, grazie a Gandolfini e buon lavoro per la manifestazione. Grazie a voi. Restate con noi, già vedo Lorenzo Pregliasco, restate con noi. Un saluto a tutti. Di nuovo in onda, allora buongiorno e benvenuto a Lorenzo Pregliasco, anche se in una forma ridotta la sua apparizione in questa puntata, buongiorno. Perché appunto solo in questa parte della trasmissione, però non abbiamo voluto rinunciare alla supermedia. Prima di darti la parola però Cooperlo voleva dire un'altra cosa. No, ma mi spiace che non ci sia più il nostro interlocutore da Verona, ma sulla 194 forse bisogna aggiungere soltanto una parola, anzi due. La prima è che la ministra Grillo ha ritardato di 11 mesi la presentazione del rapporto sull'applicazione della legge e noi sappiamo, tutti voi sapete, che ci sono intere aree di questo paese dove la logica dell'obiezione di coscienza rende di fatto inapplicata e inapplicabile quella legge che abbiamo ricordato prima, ha garantito salute e tutela per moltissime donne, facendole uscire da una condizione di assoluta precarietà e clandestinità. L'altro elemento che era completamente assente nelle parole del nostro interlocutore, del dottor Gandolfini, è un principio, che è l'autodeterminazione della donna, che è stato all'origine di una battaglia che ha garantito su quella legge come su altri terreni normativi e legislativi una crescita e un'evoluzione del grado di civiltà di questo paese. Io l'impressione che ho avuto questa mattina, col massimo rispetto perché è stata un'interlocuzione civilissima, è che davvero Verona sia l'espressione di un arretramento sul terreno culturale e dei valori di civiltà che questo paese ha conquistato. L'attacco, l'aggressione è esplicita, dichiarata, e io penso che sia uno di quei temi che caratterizzerà il confronto nel Paese e anche a livello europeo da qui ai prossimi mesi e forse ai prossimi anni. Questa è una destra diversa dalla destra che abbiamo conosciuto negli anni 90, negli anni zero. Non è la classica destra di impronta liberista in economia. È una destra che ha un solido ancoraggio ideologico e reazionario e da questo punto di vista mira a mettere sotto attacco, sotto accusa, i principi stessi della democrazia per come l'abbiamo conosciuta ed ereditata. E questo scambio sulla vicenda del primo ministro ungherese è abbastanza indicativa di quali sono o potranno essere gli interlocutori privilegiati di questo nuovo potere. Lorenzo Pregliasco, la supermedia. Sì, supermedia di Utrend che questa settimana conferma alcune tendenze, ne accentua altre, ovviamente non tiene del tutto conto, non è stata interamente riferita al post Basilicata, ma alcuni segnali che vengono da quel voto regionale ci sono, la vediamo con il cartello 1, infatti eccola qui. Lega 32,6 che vuol dire un lieve calo su 15 giorni fa, rimane però sostanzialmente ormai Alessandra da un po' di settimane la Lega su questi valori. Il Movimento 5 Stelle invece vede questo 21,6 come il proprio peggior risultato nella nostra supermedia, 0,8 di calo negli ultimi 15 giorni, si accentua quindi questa dinamica. Quello che è interessante è che il Partito Democratico effettivamente è ormai a meno di un punto nella nostra supermedia dal 5 Stelle, 20,9%, con un aumento di un punto negli ultimi 15 giorni. E poi Forza Italia 9,9, proprio sul filo del 10%, Fratelli d'Italia 4,7 in crescita. Io segnalo anche che Fratelli d'Italia è andata bene in realtà nelle elezioni regionali che abbiamo avuto nell'ultimo mese, più Europa 3,1%. Vediamo se sei d'accordo il riepilogo delle aree e certo. Delle potenziali coalizioni, potenziali perché come si sa
non sono del tutto diciamo, attuali queste distinzioni tra centro-sinistra, sono un po' teoriche, ma area di governo lo vediamo sul 54,2 con un calo di un punto e quindi si va a ridurre, per effetto della flessione 5 Stelle, si va a ridurre il consenso dell'area di governo nel suo complesso, dal 60% di picco che noi abbiamo registrato intorno al mese di ottobre, siamo scesi al 54%, quindi rimane un consenso importante ma in calo sul lungo periodo. Dicevo centrodestra e centrosinistra, importante perché questo centrodestra teorico, che al momento non vediamo sulla scena politica nazionale come coalizione unita, ma questo 47,9% in crescita ci fa dire, l'abbiamo anche pubblicato nei giorni scorsi Alessandra su YouTrend, ci fa dire che in caso di elezioni anticipate con il Rosatellum, ecco, una serie di simulazioni porterebbero a pensare che il centrodestra potrebbe avere una maggioranza molto ampia in Parlamento da solo con una percentuale di questo tipo. Questo è sicuramente un dato molto interessante, sì, l'abbiamo visto su YouTrend. Allora, io ho una domanda, diciamo, un po' però anche alla luce di quello che ha detto Gandolfini, anche sulla come a suo avviso, e in parte però è sicuramente così, sono state distorte alcune delle istanze del Family Day, e volevo farla sia da Alessio Falconio per una parte che riguarda naturalmente i media, eccetera, e anche a Lia Fassari per un discorso, diciamo, più della società, ed è questa. C'è però una, come dire, è un carattere di battaglia minoritaria questa rivolta al passato, a quest'ultraconservatorismo, quella di Gandolfini e del Congresso Mondiale, che è qualcosa di ancora più ampio, che si ribella a un politicamente corretto che ormai ha preso, vediamolo al rovescio, che ha preso il sopravvento, o invece non è così, o è pericoloso questo sentimento nostalgico incrociato? Come la vedi, Alessio? Cioè, c'è una parte di ragione nel dire siamo anche rappresentati in questo modo perché è diventato dominante altro nella diciamo, cultura? La rappresentazione del mondo delle élite dominanti a me non ha mai convinto, anche perché qui c'è un pezzo di paese che viene rappresentato come élite suo malgrado. Io penso che sia quello di Salvini sia un calcolo anche fondato numericamente, diciamo riferito al mondo cattolico o ai credenti, perché poi nel senso che dicevamo prima, c'è un Papa che dice non si può utilizzare la religione come strumento politico, cioè la negazione sostanzialmente del fenomeno degli atei devoti, che pure ha caratterizzato una fase che si ricordava prima anche del nostro paese, ma soprattutto con la presidenza Bush Junior. Adesso c'è una nuova fase, c'è un presidente americano Trump che è una destra diversa, c'è il putinismo che da 25 anni domina in Russia e che ormai è smerciato da anni in Italia come un modello di riferimento. C'è però in Italia, nel mondo in Italia, cioè, nella Chiesa una spaccatura profonda, perché con una Chiesa che non si presta ad essere quello che vorrebbero fosse, per esempio, quelli che vanno all'abbazia di Trivulzi, è un... L'abbazia dove Bannon sta costruendo... Manca un anello, manca un pezzo importante dell'anello, che è questo Papa, che invece ha dettato una linea diversa. E quindi di fronte a tutto ciò c'è un pezzo dei credenti che non ci si riconosce, perché le politiche, diciamo, le scelte, le cose che dice Bergoglio sugli immigrati, che secondo me è il tema più scottante al di là di quello delle famiglie, poi quel che è veramente divisivo in Italia è quello che si pensa o meno su un tema, perché è affrontato non in modo civile ma è affrontato in modo propagandistico, è il tema degli immigranti. Bergoglio ha avuto il coraggio di dire delle cose sui migranti che nemmeno tutti i leader che avrebbero dovuto dirlo l'hanno fatto. E questo mette però fuori dalla cerchia di consenso di Bergoglio un pezzo di chiesa, anche di clero e di credenti, e con questa operazione Salvini va a sigillare, a chiudere sì, quella... Sì, io ne facevo un discorso anche di carattere più generale della società, se... Questa minoranza è questa minoranza che ha difficoltà a farsi largo in una società che ormai ha riconosciuto...
provo a spiegarmi. Cioè, dal punto di vista, come dire, delle retoriche, è chiaro che soprattutto in questo paese il discorso sulla famiglia, sull'unità, su questa felicità domestica è centrale. Ma poi sul piano delle pratiche sociali non avviene questo, perché c'è una società che è pronta ad accogliere già i mutamenti, tant'è che noi non avvertiamo forme di discriminazione nei confronti, ad esempio, delle famiglie omogenitoriali, cioè che vivono tranquillamente in mezzo alla società. Ma non sarà che questo appartiene ad alcuni strati sociali e invece ce ne sono altri in cui è meno? No. Assolutamente no. Io mi sento di dire che c'è un interessante ricerca fatta a Los Angeles sulle famiglie proprio omogenitoriali, dove un gruppo di attivisti sono andati nei quartieri più poveri e più conservatori contro le famiglie omogenitoriali, e nel momento in cui si descrive la situazione, no? La difficoltà, il dolore del coming out, cioè il conflitto interiore che si vive nell'avere un sesso biologico che contrasta ad esempio all'orientamento sessuale. La maggior parte di queste famiglie, almeno una su 10, ha totalmente cambiato orientamento nei confronti delle famiglie omogenitoriali. Perché dico questo? Perché secondo me se la nostra società può essere definita proprio tensione verso una felicità privata, verso il desiderio dei soggetti di appunto autodeterminarsi, di andare incontro alle proprie istanze, ai propri desideri, al sentimento profondo. E questo è un sentimento diffuso? E questo è un sentimento diffuso, non può essere suddiviso in classi. Quindi è chiaro che quando, di fronte a, diciamo, l'affermazione, il diritto di avere diritti, il diritto di affermare appunto il proprio desiderio, senza ovviamente ledere con i limiti della salvaguardia dei diritti degli altri, e la società è prontissima ad accogliere. Lorenzo Pregliasco, devi proprio in tempi super veloci, però avevi dei sondaggi che sono interessanti su questo tema, vanno nella direzione che dice la professoressa Fassari? Ma in realtà ci danno un quadro piuttosto spaccato dell'opinione pubblica, sondaggi di MG, di Ipsos, li possiamo vedere credo anche con i cartelli dal 4 in poi, che toccano questi temi, eccoli qua. Vedevo una certa spaccatura con, chiaramente, lo vediamo questo esempio nel cartello 4 e nel cartello 5, che hanno il dettaglio per partito, insomma per orientamento di voto, chiaramente c'è un elettorato leghista che è più spostato su posizioni, diciamo così, conservatrici rispetto a quello del 5 Stelle e anche ovviamente all'elettorato del PD e del centrosinistra. Questo però, come dire, è coerente col fatto che oggi l'elettorato leghista di fatto quasi coincide con l'elettorato del centrodestra, e quindi non ci stupisce troppo, Alessandra, che su questi temi alla fine sposino una posizione più conservatrice. Indubbiamente, la differenza con l'elettorato 5 Stelle è molto netta, quindi c'è una spaccatura in un quadro però in generale che ci fotografa una società italiana piuttosto divisa su questo. Perché poi in quello che invece nel cartello che avevi preparato, che non fa riferimento ai partiti, quello del sondaggio Ipsos, l'unica famiglia, dimmi tu se è questo qui, l'unica famiglia possibile è formata da un uomo e da una donna, esatto. Come sono state le risposte? Esatto, il cartello 3, come vedete, c'è una divisione molto, molto netta, c'è sostanzialmente una spaccatura a metà, no? Tra chi è d'accordo con questa lettura e chi non lo è, ma anche altri sondaggi sostanzialmente ci dicono che c'è una divisione metà e metà o circa. Ecco. E quindi che non è però corrispondente a elite e classi sociali più deboli, non si può nemmeno fare questa fascia. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, restate con noi, saluto gli ospiti di questa prima parte, arrivano Piercarlo Padoan e Dino Pesoli.
di nuovo in onda con l'ex ministro dell'economia Piercarlo Padoan dei governi Renzi e Gentiloni, che è venuto Buongiorno. A trovarci ed è autore di un libro che si chiama Il sentiero stretto e oltre, che è una conversazione con Dino Pesole, giornalista del Sole 24 Buongiorno. Ore, molto noto al pubblico di Omnibus, che è anche lui qui con noi. E sono gli ospiti perfetti in una giornata come quella di oggi, perché i giornali, abbiamo parlato a lungo, naturalmente, come avete visto e sentito, delle famiglie, ma del Family Day internazionale, mondiale, ma il titolo di apertura di molti giornali, quasi tutti, del Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, Il Messaggero, è invece tutto rivolto ai timori del Quirinale per le banche, o meglio, per la possibile istituzione di una commissione, anzi è stata già istituita la commissione parlamentare d'inchiesta, però diciamo il Quirinale vorrebbe che avesse un potere di azione più limitato, magari no. Comincio da Dino Pesole su questa questione specifica per poi arrivare a Sì, Paolo. Sì, e i timori del Colle sono chiarissimi, perché già c'è stata una commissione d'inchiesta, lo sappiamo, quella presieduta da Casini nella scorsa legislatura, che però aveva un mandato di 6 mesi, era limitato nel tempo. Qui si ipotizza una commissione che abbia un orizzonte temporale di legislatura, e quindi questo è abbastanza rischioso se non si mettono bene dei paletti. L'altro problema che ieri è emerso da questi incontri al Colle riguarda i poteri e il raggio d'azione di indagine di questa commissione. È evidente la preoccupazione del Quirinale di evitare che si trasformi tutto ciò in una sorta di processo alla Banca d'Italia. La Banca Quando? D'Italia, che appena, diciamo, come dire, rifatto pace in un certo senso, è arrivata alla quadra con il governo con le nomine. Professor Padoan, onorevole Padoan, che è un parlamentare del Partito Democratico a questo punto, però lei naturalmente ha vissuto la fase in cui questa commissione d'inchiesta, la commissione d'inchiesta sulle banche, è stata fortemente voluta dal governo di centrosinistra, in particolare è stata voluta in Parlamento da Matteo Renzi, ma già da Premier avrebbe voluto farla e Mattarella diciamo ritardò il più possibile, tant'è vero che poi è arrivata alla fine della legislatura durante il governo Gentiloni. Allora, quell'esperienza nel libro ne parla di quella fase naturalmente, come la vede lei alla luce di quell'esperienza? Perché quella commissione in effetti tenne, indebolì diciamo la persona del governatore della Banca d'Italia Visco, fu un errore, è stato una cosa, fece bene Mattarella a ritardare e ora fa bene a frenare. Ma innanzitutto una commissione d'inchiesta sulle banche è qualcosa che non dovrebbe avere a che fare con individui. Se l'obiettivo di qualcuno è quello di indebolire il governatore, beh, questo è molto grave ed è importante che l'indipendenza della Banca d'Italia, come si è visto nelle nomine, sia preservata. La commissione Casini aveva raggiunto importanti risultati. Nel frattempo, come diceva l'amico Pesole, ricominciare da capo con un mandato di cui i paletti non si conoscono, l'estensione non si conosce, ha tra le tante cose il rischio di gettare a livello internazionale un'area di dubbio sulla stabilità del sistema bancario, che è stata faticosamente raggiunta e consolidata negli anni passati. Quindi stiamo molto attenti, perché la fragilità del sistema deve essere difesa, la fragilità del sistema deve essere controllata, e quindi va benissimo la trasparenza, ma c'è anche il bene della stabilità che deve essere posto sotto controllo. Quindi sono giustificate le perplessità del Quirinale in questa chiave? C'è anche un veto, scrive La Stampa, ci sarebbe un veto sulla figura di Gianluigi Paragone del Movimento 5 Stelle, che è la persona che dovrebbe presiederla, però forse... Ma io non faccio commenti sulle persone e condivido le perplessità del Presidente della Repubblica. C'è un tema di indipendenza, più in generale, di indipendenza delle autorità che dovrebbero essere indipendenti, e in particolare della Banca d'Italia, della vigilanza, della parte monetaria, è sotto attacco ancora o è stata una fase? Noi sappiamo che purtroppo nella storia anche recente gli attacchi all'indipendenza della Banca d'Italia ci sono stati. Vorrei ricordare una volta di più che l'indipendenza della Banca d'Italia è un bene per il Paese, è un bene per la stabilità del Paese, per la difesa del risparmio, e quindi se si introducono commistioni ambigue tra politica e indipendenza della Banca d'Italia io sono sempre preoccupato. Dopodiché
si faccia chiarezza con la massima trasparenza sull'azione della vigilanza, ma questo è già stato fatto, c'è abbondantissima documentazione su quello che è successo e sulla situazione che ha visto in un contesto di crisi pesantissima dell'economia. La grandissima parte delle banche italiane resiste a una situazione difficile e alcune banche specifiche trattate con massima serietà nei limiti angusti della legislazione europea. Ecco, la legislazione europea di Dino Pesole in realtà ha dato, è stata messa sotto, diciamo, è stata, c'è stata una sentenza che l'ha diciamo, stigmatizzata, se non altro ha dato ragione all'Italia sul salvataggio delle banche, che è uno, anche lì è uno dei passaggi del libro, anche sì, perché tutta la gestione delle banche durante il ministero di Padoan è stato uno dei percorsi più difficili, diciamo, di sentiero stretto, non so. Sentiero che si è stretto che ancora si è ristretto, di più. Ma che effetto fa quella, che, come si riverbera anche sulla situazione attuale delle banche, quella presa certo di posizione? Beh, quella è una dimostrazione di una certa cecità di quel periodo della Commissione europea. Peraltro la commissaria Vestager è anche una che gode di una certa stima e credibilità e credo che se lo meriti. Il problema è che nel caso delle banche si dimostrò che quelle misure entrate peraltro in modo repentino, quindi sto parlando del bail-in, anche la Banca d'Italia l'aveva osservato più volte che sarebbe stato necessario un periodo di transizione, determinano un passaggio violento. A quel punto si apre una problematica che riguarda l'utilizzo del fondo interbancario di garanzia, perché questo è il punto specifico, e quando appunto il professor Padoan si trovò a dover negoziare questo aspetto, gli fu obiettato che quello non si poteva usare, ancorché è uno strumento gestito dai privati, non c'entra niente, sono le banche. Lei ha fatto le spese, diciamo, di quella interpretazione. Gli venne detto che non si poteva fare perché era aiuto di Stato, molto singolare come posizione, obiettivamente. Purtroppo ne ha fatto le spese non tanto io personalmente, ne ha fatto le spese specifiche il Paese in quella situazione, perché ovviamente la storia non si fa con i se e con i ma non dico che avremmo evitato le crisi, ma sicuramente le avremmo gestite meglio. Ripeto, in un contesto nel quale l'introduzione brutale della normativa del bail-in, che ci tengo a sottolineare, non è stato mai applicato in Italia, perché in Italia è stato applicato il cosiddetto burden sharing, che è molto più, diciamo, elastico e leggero del bail-in. Se usciamo dall'inglese, il bail-in è il salvataggio interno senza ricorrere al contributo dello Stato, invece il burden sharing è la condivisione dei costi e dei rischi che protegge i risparmiatori più, diciamo, più deboli. E questo è quello che è stato applicato nei casi specifici in cui ciò è avvenuto. È stato, ripeto, un periodo di gestione delle crisi che ha interessato 7 banche su alcune centinaia di banche del Paese ed è stato fatto nel rispetto dei margini di flessibilità che una legislazione complicata e farraginosa a livello europeo consentiva. Però i risultati, diciamo, dicono che si è superata quella fase, questo è importante. Oggi questo tipo di cioè questa presa di posizione europea, che quindi ha dato torto a chi era troppo inflessibile nei confronti dell'Italia e che ha impedito quel tipo di aiuti, insomma ha condizionato pesantemente quella fase dei salvataggi delle banche, secondo lei è un argomento sufficiente per Di Maio e Salvini, che in questo momento stanno pressando molto il ministro Tria perché firmi il decreto per cosiddetto salvatruffati, insomma per salvare i truffati delle banche? Si tratta, se non sbaglio, di 1,5 miliardi in 3 anni e Tria nicchia, ma credo per delle ragioni. Guardi, qui la cosa è molto semplice. I criteri per rimborsare i risparmiatori truffati sono che appunto si dimostri di essere stati truffati, in molti casi purtroppo è stato così, il cosiddetto mis-selling. Dopodiché c'è il rischio che, e qui questa cosa si applica a questa direttiva, ma a tutte le altre direttive europee, che se un governo, qualunque governo, fa delle operazioni, in questo caso utilizza dei soldi, che sono in contrasto con le regole europee, l'Europa può richiedere la restituzione di quei soldi. Quindi da quello che ho capito, perché soltanto leggendo che sì, ho capito qualcosa, il ministro Tria vuole essere sicuro che questo rischio non sia fatto pagare ai risparmiatori. D'altra parte c'è da parte di Salvini e Di Maio l'urgenza, dettata anche dal clima preelettorale in cui siamo, di dire che invece la soluzione c'è. Quindi questo è molto rischioso.
Quindi Tria fa bene a resistere, è giustificata? Diciamo... Sto dicendo che Tria ha dalla sua questa esigenza, questo aspetto che mi sembra un aspetto legittimo, anche a, diciamo, nell'interesse stesso dei risparmiatori, perché poi vedersi richiedere indietro dei soldi che sono stati concessi in violazione di alcune regole, che si possono discutere ma ci sono, può essere più sgradevole che non ricevere i soldi affatto. Senta, che idea si è fatta leggendo il report di Confindustria con dei dati piuttosto allarmanti, anche se non parlano di recessione, ma fanno delle previsioni veramente molto negative sia per la crescita, sia per il rischio di un aumento del deficit, qualora le clausole di salvaguardia, qualora l'IVA non dovesse aumentare il deficit, quindi se riuscissero a toglierla il deficit schizzerebbe in alto. Insomma, che idea si è fatto? Ma purtroppo il rapporto di Confindustria è soltanto un capitolo in un libro che si sta dipanando in questi mesi. Noi continuiamo a ricevere dalle istituzioni internazionali italiane, dagli operatori privati, previsioni sempre peggiori sul futuro della crescita italiana o sulla situazione di quest'anno, sia sulla situazione della crescita, che ormai non c'è più, e se faremo qualche decimale di crescita positiva nel 2019 sarà un miracolo, ma forse soprattutto in termini di implicazioni per la finanza pubblica. Va detto con molta chiarezza che il governo si trova di fronte a un dilemma che appare senza uscite. Se si fa un aggiustamento troppo duro nell'immediato, l'economia diciamo, è ulteriormente frenata. Se si fa una manovra in senso opposto, come qualcuno vorrebbe, cioè ignorando la questione delle clausole di salvaguardia, andando in deficit oltre il 3%, si rischia di avere quello che è già successo, e cioè che i mercati reagiranno negativamente, lo spread risalirebbe a oltre 300 punti base e quindi ci sarebbe un effetto restrittivo per altre ragioni. Quindi la situazione è estremamente delicata. Purtroppo, me lo faccia dire, il governo se l'è cercata questa situazione, perché è dall'inizio che ha impostato male sia i rapporti con l'Europa sia i contenuti della manovra di bilancio. Oggi nel bilancio non ci sono purtroppo spazi aggiuntivi per sostenere la crescita. L'unica cosa da fare sarebbe accelerare sugli investimenti, ma neanche questa conclamata azione del governo si è vista in pratica. E però questa degli investimenti è stato molto delle somme stanziate per gli investimenti venivano dal governo precedente, però non si riuscivano a spendere lo stesso. Questo tema resta, certo. Diciamo, è identico da un certo punto di vista, ce l'aveva il governo cui faceva parte Padoan, ce l'ha questo governo. Sì, il tema degli investimenti pubblici, peraltro Confindustria osserva come si siano fermati anche quelli privati, quindi siamo in una combinazione perversa, riguarda tutti, perché come sappiamo è un conto, sono le risorse che peraltro non sono mai mancate in questo paese, un conto è la capacità di spenderla, questa massa di denaro. E perché non si spende? Beh, lo sappiamo, ci sono molti vincoli che dipendono dal fatto che ad esempio la spesa che va sulle infrastrutture gestita dalle autonomie locali osserva molti intoppi che derivano anche dalla legislazione e dunque è complicato portarla a termine. Ma io vorrei anche dire che il problema fondamentale della situazione in cui siamo è vero che c'è una componente internazionale, però qui bisogna osservare che questo governo in sostanza mette in moto una manovra che ipoteca 35 miliardi in 3 anni per 2 misure che non sosterranno la crescita. Allora si può discutere ed è legittimo che il governo... Cioè reddito di cittadinanza e quota 100. Beh, lo ha detto chiaramente Confindustria, che 0, hanno 1, margini esigui... 0,1 di impatto sul PIL. Allora qui il problema è nelle scelte che sono state adottate, si è ancora in tempo per evitare di ripetergli questi errori, per ora la politica economica del governo sta producendo però questi effetti e dunque bisogna cercare di tamponarlo e lo si può fare. Si è mai sentito nei panni di Tria rispetto ai premier, in particolare alla fase Renzi, cioè di doversi, come dire, barcamenare a fronte di pressioni? Cioè che il sentiero stretto sia stato il suo qualche volta? E c'è... Ma il sentiero stretto sicuramente c'è stato nei 4 anni della scorsa legislatura. Perché lei la butta nel libro, la butta sul calcistico, a noi l'unico motivo di dissenso erano le squadre di calcio, Non ho detto questo, i motivi di dissenso espliciti ma anche continui, a volte in conversazioni a quattro occhi molto animate, però sempre molto leali. Ci sono state sull'andamento della finanza pubblica, sulle misure specifiche,
alcune volte ha prevalso una posizione, altre volte ha prevalso un'altra, ma questo è normale. Dopodiché non ho nessuna intenzione di mettermi nei panni del ministro Tria, quindi... No, ma intendevo dire in questa nella dinamica di rapporto la dinamica con tra ministro la politica, tra ministro dell'economia. Tra ministro dell'economia e capo del governo c'è sempre stata da quando ci sono i governi certo. democraticamente eletti. In questo particolare clima in cui c'è un governo che ha apparentemente tre capi, cioè i due vice premier e il presidente del consiglio, forse è più complicato ancora. Ma si è mai trovato nella condizione di dire un no molto fermo su qualcosa, un no magari non si è saputo, non lo so, un no molto fermo sì, ai presidenti del consiglio, su più che di cosa? Una volta. Ma si possono immaginare quando il primo pensiero del ministro dell'economia è quello di garantire il quadro di compatibilità generale. Se c'erano decisioni che a avviso del ministro andavano contro la compatibilità generale, lì c'era... Cioè se vedeva salire un po' troppo il ricatto sul deficit, La dinamica debito-deficit è un pochino più complessa di quello che si dice di solito, spesso anche di sopra un balcone. È un po' più complicata la questione, quindi si tratta di spiegare perché alcune cose sono troppo pericolose, perché a volte la visione della controparte si fermava a un numero, invece bisognava calcolarne le implicazioni. Torno alla domanda di partenza, perché c'era una parte che è rimasta in evasa sulla commissione banche all'epoca del governo Renzi. Lei avrebbe voluto che non si facesse, cioè è stato un errore farla, ha provato a dire no? No, le commissioni di questo tipo, come diceva l'amico Pesole, hanno sempre dei pro e dei contro. Il fatto che ex post la commissione presieduta da Casini abbia prodotto un risultato importante, al di là delle polemiche elettorali... Anche tanto fango, anche tante cose controproducenti, allora, per il PD, Maria Elena Boschi che aveva incontrato chiunque, esattamente, quindi c'è la commissione fra tanto fango, che è una cosa veramente insopportabile, è il fatto che è utile fare trasparenza. Il vero problema è che molti non vogliono fare trasparenza, ma vogliono solo innestare nel fango. Secondo lei è il caso di questa... Non faccio commenti. Ma ripeto, lei comunque è stato un errore farla. No, non ho detto questo. Ho detto che ci sono sempre dei pro e dei contro in qualunque scelta, e quindi bisogna fare la famosa analisi costi-benefici. Vuoi decretare? No, in più bisogna anche stabilire, perché la commissione Casini per un certo periodo ha avuto anche poteri assimilabili a quelli della magistratura ordinaria. Esatto. Quindi bisogna stare attenti. Bisogna capire se avrà anche questi poteri, questo tipo di commissione. E anche questo è uno degli aspetti che Mattarella chiede di verificare, perché voi capite, quella ce li ha avuti per un periodo limitato. Quattro anni di processo, complicato. Sarebbe una cosa più difficile. Grazie a Piercarlo Padoan, grazie a Dino Peso, e linea Andrea Pancani, Coffee Break, domani torna Omnibus con Edgardo Gulotta. Buona giornata a tutti. Buona giornata.